Buongiorno a tutti, è venuto a trovarci oggi a Cuore Amico padre Riccardo Tobanelli dal Bangladesh, che Cuore Amico aiuta dal 1995. Con il contributo di Cuore Amico adesso siamo in grado di gestire un centro che ospita circa 60 bambini e bambine di strada che noi siamo riusciti in qualche modo a togliere dalla strada. Però ci sono un mare di altri bambini che noi contattiamo sporadicamente che hanno grossi problemi di salute. Tra il 20 e il 30% di questi bambini non diventeranno adulti, perché o incidenti o malattie o violenza e abusi su di loro, per cui una cosa che con la mia associazione, che si chiama Tukai Union Society, che è fatta di ragazzi, tutti i ragazzi di strada, stiamo pensando di mettere su un'unità mobile pediatrica per seguire questi bambini là dove loro sono, perché molti di questi bambini comunque, venendo dalle discariche, da tutti questi posti, non hanno accesso alla salute. Anche quando hanno i soldi in tasca, no, non gli aprono le porte, no, proprio non li vogliono vedere. E allora io da qualche anno che dico, beh, se riesco a buttare giù qualche porta, vorrei fare questo con un dottore pediatrico, un'infermiera, un autista di ste mezzo, dove abbiamo sulla farmacia e un minimo di strumentazione, e abbiamo i nostri ragazzi già sul territorio nei vari rifugi, per cui in un giorno appropriato noi andiamo e ce li guardiamo. Cominciamo a occupare della loro salute. E comunque forse Giuliano qui vicino a me, che conosce il Bangladesh molto bene, ve lo può confermare, spendere sui bambini è sempre un grandissimo investimento. Con pochi soldi diventano sani, adulti sani. Li possiamo tenere documentati e in più loro sanno dove correre. Il terzo effetto è che in qualsiasi tipo di situazione, che sia aggressione, che sia violenza, abusi della polizia, loro hanno subito dei punti di riferimento sul territorio, che sono i miei ex Tokai, che sono diventati alcuni di loro giovani adulti. E in seconda battuta possono venire su ai nostri rifugi, dove possiamo in un qualche modo prendersi cura del loro problema e fare qualcosa. Sì, io ho avuto la possibilità di stare in Bangladesh con Riccardo. Lavoro in un ospedale del Bangladesh, lavoro un mese all'anno in questo ospedale, ma parlando dei bambini, è una realtà toccante, perché si vedono questi bambini che vivono così allo stato brado, se la cavano con mezzucci, ruberie, vivono nelle stazioni, non hanno nessuno che si occupa di loro. Possono essere bambini di 6, 7, 8 anni, insomma, si difendono tra di loro, fanno dei gruppettini, però sono esposti così purtroppo alla violenza di molte altre persone. E io credo che per loro sia importante fare qualche cosa, perché loro sono il futuro del Bangladesh. E quindi la necessità di far sì che questo 25% di bambini che muoiono prima di arrivare ad essere adulti possa diminuire drasticamente, dare la possibilità a questi bambini, quando sono ammalati, quando non stanno bene, quando hanno la tubercolosi, quando hanno la lebbra, quando hanno altre malattie importanti, che possano essere assistiti, che possano essere aiutati da un'unità mobile a cui loro possono fare riferimento. E credo che questo sarebbe una gran bella cosa, insomma, una gran bella cosa. Ne approfitto anche di dirvi un grande grazie a voi ragazzi di Cuore Amico e chiaramente a tutti voi che sostenete e l'associazione e vi date da fare, perché noi missionari poi laggiù riusciamo a fare qualcosa. Quindi, sono spesi bene i vostri soldi, non ti preoccupare. Visita il nostro sito cuoreamico.org o contattaci allo 030
37 57 396.